Benvenuti gentili telespettatori a questa edizione del nostro telegiornale. È capitato anche a me nella vita di essere identificato, non credo che sia un dato che comprime una qualche libertà personale. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi commentando l'identificazione da parte della Digos a Milano di un gruppo di persone che ieri domenica pomeriggio commemorava l'oppositore russo Navalny, parole che hanno sollevato polemica che è destinata a far discutere. Intanto a Milano è in corso la manifestazione organizzata proprio per Navalny. Sentite. La manifestazione per Navalny è in Piazza della Scala, indetta dall'Associazione Liberale Ponte Atlantico e dalla Comunità dei Russi Liberi di Milano. Abbiamo indetto questa iniziativa in contemporanea con l'analoga manifestazione di Roma, a cui hanno aderito tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, spiega Alessandro Lita Modignani, coordinatore di Ponte Atlantico. Sfiliamo con le torce accese dei nostri telefoni in segno di cordoglio e di sdegno. Alexei Navalny ha pagato con la vita la sua opposizione al regime criminale di Vladimir Putin, dice Lita Modignani, e il suo assassinio non dovrà mai essere dimenticato. Contemporaneamente in Consiglio Comunale alcuni esponenti politici chiedono l'intestazione con procedura d'urgenza di una strada della città a Navalny. Ci piacerebbe che fosse cambiata la denominazione di via Sant'Aquilino, dove ha sede il consolato russo. Intanto, ieri pomeriggio, la Digos ha identificato la dozzina di persone che a Milano voleva onorare con fiori la memoria di Alexei Navalny in Corso Como, sotto la targa in ricordo di Anna Politkovskaja, la giornalista russa, anche lei dissidente, perseguitata da Putin. Erano agenti Digos e noi siamo rimasti molto sorpresi, spiega una partecipante, perché erano in borghese. Abbiamo chiesto spiegazioni e loro a quel punto ci hanno mostrato il tesserino. Quindi siamo stati tutti schedati. A seguito di questo incidente, il senatore PD Filippo Sensi ha proposto subito un'interrogazione parlamentare al ministro degli interni Piantedosi. Chiederemo conto di che paese siamo, spiega l'esponente Dem. Con un post su X, protesta a cui si unisce anche Osvaldo Napoli della Segreteria Nazionale di Azione. Questa mattina alcuni studenti hanno occupato il liceo Virgilio di Milano per protestare contro i problemi alle infrastrutture segnalati e mai risolti, l'ambiente opprimente, dicono, la riforma Valditara e anche per il cessate il fuoco a Gaza. Un gruppo di studenti questa mattina ha occupato il liceo Virgilio di Milano, il più grande del capoluogo lombardo. Da questo momento la scuola sarà nostra e ce ne prenderemo cura in quanto tale, si legge nella nota degli alunni. Gli studenti in questo momento si sentono veramente abbandonati da quelle che sono istituzioni, da quella che è la politica. Infatti da anni vediamo tagli, all'istruzione, quindi, la percentuale di PIL che viene data all'istruzione è sempre minore da anni che sta calando. Rispetto a tutta Europa, l'Italia è quella che mette meno, praticamente meno soldi. E poi all'interno della nostra scuola abbiamo numerosi danni strutturali che non riescono a essere riparati perché non ci sono mai fondi, non abbiamo una reale tutela del benessere psicologico, perché non ci sono i fondi per i psicologi, per gli sport psicologici, eccetera, eccetera. In generale quello che abbiamo è proprio un disinteresse da parte della politica di quella che è l'istruzione. Il portavoce dell'occupazione è poi tornato sulla reazione del ministro dell'istruzione Valditara di fronte all'esito dell'occupazione del liceo Severi Correnti, il quale ha subito danni quantificati in circa 70.000 euro. Chi occupa e danneggia la scuola dovrebbe essere bocciato. Queste sono state le parole del ministro. Sta procedendo con veramente un'oppressione, una repressione, di tutte quelle che sono voci, che gli vanno contro. Lo studente ha quindi poi commentato la riforma Valditara, che prevede percorsi quadriennali, partenariati con le imprese, esperienze lavorative già dai 15 anni, un focus sulle discipline scientifiche e inoltre che le scuole sottolineino l'internazionalizzazione e la didattica laboratoriale. Una riforma che realmente sta creando una scuola che non è più educante, non è più formativa dell'individuo, per una scuola semplicemente nozionistica, in cui non c'è un ascolto reciproco, non c'è un dialogo, semplicemente chi sbaglia viene bocciato, non si cerca di capire perché le persone non riescono a stare bene dentro scuola. Tutto questo per noi è inaccettabile, infatti noi abbiamo deciso di occupare la scuola per poter portare un modello di scuola alternativo, un modello di scuola che sia per gli studenti, un modello di scuola che sia fatto dai studenti per gli studenti. A Milano la polizia ha arrestato quattro cittadini extracomunitari irregolari in Italia per alcuni furti commessi nelle zone della Movida.
Venerdì 16 febbraio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 25 e 28 anni, un cittadino peruviano di 25 anni, tutti con precedenti, e un cittadino cubano di 19 anni per furto aggravato in concorso. Tutti e quattro sono irregolari sul territorio nazionale. Alle 19, gli agenti, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori, hanno notato i due cittadini marocchini intenti a rovistare all'interno di un sacchetto in un esercizio commerciale in corso Buenos Aires. Poco dopo, il 28enne è entrato nel negozio e, approfittando di un momento di distrazione dell'addetto alla sicurezza, ha sottratto un giubbotto dal valore di 129 euro, per poi dirigersi verso l'uscita facendo così scattare l'allarme antifurto. Il tutto mentre il 25enne, all'esterno, monitorava la situazione. I poliziotti, appostati nelle vicinanze, hanno bloccato i due, recuperando la merce sottratta. A seguito di un controllo, inoltre, i due sono stati trovati in possesso di un sacchetto contenente vestiti di diversi marchi con dispositivo antitaccheggio e cartellino di vendita per circa 200 euro di merce, motivo per il quale i due sono stati anche indagati per ricettazione. Sempre in serata, i poliziotti della squadra mobile hanno notato i due cittadini sudamericani aggirarsi tra i vari dehors presenti in via Paolo Sarpi, alla ricerca di potenziali vittime da derubare. Intorno alle 20, i due si sono avvicinati a un gruppo di ragazzi intenti a consumare un aperitivo in un locale di Corso Garibaldi. In particolare, il 25enne peruviano, dopo essersi posizionato alle spalle della vittima, un'italiana di 29 anni, si è impossessato della borsa di quest'ultima, coprendola con il proprio cappotto, per poi allontanarsi con il 19enne cubano, il quale era postato lì vicino. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, sono intervenuti fermando i due responsabili, restituendo la refurtiva alla vittima, ignara di quanto accaduto. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, apre la possibilità prospettata da WeBuild di restaurare il Meazza, ma solo, queste le sue parole, se sussiste una garanzia formale sul fatto che i lavori si possano fare mentre si continua a giocare. Per sondare il restyling del Meazza, di cui ora intende occuparsi il colosso delle costruzioni WeBuild, il Milan ha effettuato un site visit a San Siro nei giorni scorsi proprio con l'azienda, senza però coinvolgere l'Inter. È un'apertura all'operazione arrivata ieri proprio da Scaroni, che ha premesso: non che noi siamo contrari a San Siro, ma ci siamo sempre chiesti come si fa a riammodernare uno stadio e nello stesso tempo avere due squadre che ci giocano almeno una volta alla settimana. Poi però il presidente rossonero ha ammesso che se viene da me un costruttore di qualità con una buona reputazione e mi dà una fideiussione a prima chiamata, che nel caso in cui non ci posso giocare una partita durante i lavori mi paga l'incasso anche con lo stadio chiuso, allora io quella proposta la prendo in considerazione. Una possibilità però vincolata a una garanzia formale sul fatto che i lavori di ristrutturazione si possono fare mentre si continua a giocare. Se non abbiamo questa garanzia formale, dobbiamo continuare a lavorare sul progetto del nuovo stadio, che è quello su cui stiamo lavorando ormai da tempo. E proprio sul progetto di un nuovo impianto a San Donato Milanese, Scaroni è tornato per spiegare che, in assenza di garanzie e in attesa di un confronto con il sindaco Beppe Sala, che potrebbe arrivare già in settimana, noi stiamo andando dritti sull'ipotesi a San Donato. Tutto il resto è un'eccezione. Abbiamo appena speso 40 milioni per i terreni. Questo mi pare che sia la miglior prova del fatto che noi vogliamo andare avanti sullo stadio, nell'area San Francesco. Non accennano a calare i livelli di inquinanti nell'area di Milano. A spaventare sono i dati emersi dalla rilevazione dell'indice ACHI, secondo cui la città è la terza peggiore al mondo per l'inquinamento. Tornano a salire i livelli di inquinanti nell'area di Milano. Dopo un veloce abbassamento, a seguito delle restrizioni imposte alle auto e ai sistemi di riscaldamento casalingo, la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo di PM10 è stata nuovamente sfondata. Secondo i dati del portale InfoAria della Lombardia, dai 41 microgrammi per metro cubo di PM10 di mercoledì 14 siamo passati a un drastico aumento: 62,8 giovedì, 91 venerdì, 95,5 sabato. A confermare i dati di ARPA anche l'indice ACQUI. La concentrazione di PM2,5 a Milano è attualmente 13,5 volte il valore guida annuale dell'OMS sulla qualità dell'aria. Si legge sul sito svizzero EQR. Il valore dell'indice viene diviso in fasce di inquinamento più o meno elevato. Tra 50 e 100 l'aria è leggermente inquinata, tra 100 e 150 è inquinata, tra 150 e 200 i livelli sono molto alti, tra 200 e 250 si parla di tossicità. Milano venerdì è arrivata a 156 ACQUI, per poi salire. Domenica l'aria del capoluogo lombardo è stata la terza peggiore del mondo con indice 193, dietro solo a Lahore in Pakistan e Dhaka in Bangladesh.
La generale stabilità della situazione meteo, con poco vento e precipitazioni assenti, continua a favorire l'accumulo di inquinanti nell'aria. A dirlo sono gli esperti di ARPA Lombardia. Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini propone quest'anno come spunto di riflessione per il tempo di Quaresima e di Pasqua l'esposizione del compianto di Giovanni Bellini. È come se in qualche modo quest'opera ci facesse comprendere, grazie a quello squarcio meraviglioso di cielo azzurro in alto, che la morte non è l'ultima parola, ma che c'è una speranza, che Cristo con la sua morte ha aperto la strada del cielo, di un cielo con la C maiuscola, appunto portando la resurrezione. È un po' quello che questa mostra che il Museo Diocesano propone nel tempo della Quaresima e della Pasqua vuole suggerire a tutti i visitatori. La preziosa tavola costituiva in origine la cimasa per la pala realizzata da Bellini fra il 1472 e il 1474 per l'altare maggiore della chiesa di San Francesco a Pesaro, uno dei massimi capolavori della pittura italiana, che segna la maturità del pittore e sigla il suo ruolo di caposcuola della pittura veneziana. Siamo molto contenti di ospitare il compianto di Giovanni Bellini, un'opera straordinaria proveniente dai Musei Vaticani, che in origine costituiva la cimasa della pala a Pesaro, un'opera incredibile fatta per la chiesa di San Francesco a Pesaro e tuttora conservata nei musei civici di quella città. La scena raffigura il momento che precede la sepoltura, in cui il corpo di Cristo viene unto con oli e profumi in uno spazio ristretto e compresso, reso con un taglio fortemente scorciato dal basso verso l'alto, che tiene conto dell'altezza a cui la tavola doveva trovarsi, e risalta la presenza statuaria dei quattro personaggi: Cristo, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, oltre alla Maddalena che tiene tra le sue mani quella di Gesù. È un'opera che raffigura appunto Giovanni d'Arimatea, Nicodemo e la Maddalena che stanno meditando sulla Cristo morto. Cristo è seduto sul bordo del sepolcro e i tre personaggi lo guardano riflettendo su tutto ciò che è stato per loro la figura di Gesù, che loro hanno seguito durante i 3 anni di vita pubblica. È proprio lo straordinario intreccio di mani a costituire il punto focale della rappresentazione. Le mani intrecciate costituiscono realmente il fulcro di una composizione di grande intensità. I personaggi aggrottano la fronte, schiudono le labbra, Maddalena sembra trattenere delle lacrime e intanto, con un gesto di grandissima delicatezza, unge le ferite sulle mani di Cristo. L'esposizione si completa con una sezione che presenta le opere di 4 autori contemporanei che si sono confrontati con il capolavoro belliniano. Quest'anno abbiamo fatto un passo in più, non solo per avvicinarsi all'opera, i visitatori percorreranno appunto alcune sale nelle quali apparati didattici, video con musiche e degli apparati scenografici aiuteranno a comprendere di più quest'opera e anche la pala di cui era parte. Ma abbiamo anche chiesto a 4 artisti, in collaborazione con Casa Testori, di lavorare su questo tema. E allora Letizia Cariello, Emma Ciceri, Andrea Mastrovito e Francesco De Grandi hanno lavorato proprio a partire da queste domande. Ma davvero il dolore e la morte sono l'ultima parola o c'è una speranza in più? E poi cosa vuol dire prendersi cura realmente? Io credo che tutti noi in questi anni, soprattutto dopo quello che è successo con la pandemia, con le guerre attualmente in corso, abbiamo dato davvero un nuovo senso a cosa sia la cura, e credo che questa mostra possa essere un punto di riflessione per tutti noi. All'Acquario Civico di Milano fino al 3 marzo la mostra A Milano c'è il mare dell'artista Andrea Manzitti. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inattivisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Le mappe sono un ausilio
per viaggiare. Io desidero che chi viene qua all'acquario e guarda i miei lavori possa iniziare a viaggiare con la mente entrando dentro a questi lavori che ho fatto. Rappresenta una affascinante esplorazione del legame profondo che l'artista ha con i viaggi e con il mare, entrambi fonti privilegiate di ispirazione. La mostra A Milano c'è il mare, allestita all'Acquario Civico. Andrea Manzitti, nato a Santa Margherita Ligure nel 1944, 5 anni fa si è iscritto all'Accademia di Brera all'età di 78 anni. I lavori esposti sono anche il frutto di un percorso che gli ha permesso di affinare l'utilizzo dei colori. La mia seconda vita inizia effettivamente quando ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Brera 5 anni fa nel corso di pittura. Chiaramente avevo dentro di me una sedimentazione di colore piuttosto impegnativa che stava uscendo in modo disorganico e irrazionale. L'Accademia di Brera è stata la mia ciambella di salvataggio perché mi ha dato delle indicazioni ben precise di cosa fare, di come trattare il materiale, di come gestire i colori. Manzitti a Milano espone 36 opere fra portolani e planisferi che non solo rappresentano una mappatura geografica immaginaria reinterpretando carte nautiche di un tempo, ma anche un viaggio nella percezione del mondo e dei propri orizzonti mentali attraverso l'arte. Opere realizzate in acrilico e pasta di pomice grezza, quest'ultima dalla grande capacità di assorbimento e riflessione della luce, per un risultato che riflette perfettamente il bisogno da parte dell'artista di offrire un'espressione poetica veritiera e allo stesso tempo visionaria di quanto vuole rappresentare. Sono principalmente dei portolani e dei planisferi. Dietro di me ci sono i portolani fatti su carta Amalfi, trattata con della pomice grezza e con dell'acrilico. Servono per dare un'indicazione all'osservatore di quello che può essere un viaggio ipotetico, un viaggio che ognuno di noi desidera tutto sommato fare o spera di fare. Sono un aiuto per uscire dalla quotidianità della vita e per poter trasportarci in un mondo surreale, in un mondo ideale, in un mondo di sogni. I portolani realizzati nel 2023 su carta e cotone dai bordi irregolari fatte a mano da un'antica cartiera di Amalfi rappresentano un'evoluzione dei precedenti lavori che portano lo stesso titolo. Questa volta l'artista crea opere più pulite e leggere, eliminando le ampie strisce di colore delle prime composizioni. Un dettaglio importante che evidenzia il bisogno di una continua e incessante ricerca artistica, sebbene su uno stesso tema, per dare forma a un discorso poetico in continuo divenire. I planisferi invece sono opere ovali su carta indiana di cotone che aggiungono un'ulteriore dimensione alla mostra, offrendo una visione globale che evoca la sensazione di un mondo interconnesso attraverso i mari e le rotte di navigazione, dando una profondità ulteriore al discorso poetico. Dettaglio interessante è legato alla carta utilizzata per il catalogo. Alla fine del secolo scorso, siamo nel 1999-2000, nell'Alguna di Venezia si è verificato un fenomeno straordinario di esubero di produzione di alghe che rischiava di soffocare la fauna della laguna. Sono state raccolte, messe da parte, poi una cartiera Favini si è fatta autorizzare per cercare di elaborare queste alghe e da qui è nata questa carta che abbiamo scelto per fare il catalogo. È una carta particolare che va guardata, è leggermente giallognola e va toccata perché è molto morbida al tatto. Così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.